island that no one heard anything about. A secret island that every Italian policeman laughed about. But the Talia French detective is considering as a solid proof for the case. May I have a translator? Now, why don't we start from the beginning? May I have a cigarette? Allora. Ciao, sono Fabrizia Cao e ci troviamo qui oggi per fare una chiacchierata sul progetto L'Isola Nascosta, diretto da Tommaso Miragoli, che è qui presente con noi oggi insieme agli attori e alle attrici Luca Cesabianchi, Susanna Rizzi, Miriam Turato, Isabella Stranges. Siamo pronti? Allora, per prima domanda direi appunto interloquiamo con il manovratore di tutto. Che cos'è L'Isola Nascosta? Cioè, cosa ci puoi dire? Proprio in breve. Sì, 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 molto. Non si può dire tanto. Tutto è partito un pochino di tempo fa, proprio in questo studio dove ci troviamo, dove ho proposto questa idea a Luca. E siamo partiti da un mito minore di Teocrito, che è Eracleida, o meglio Ila. Il mito in sostanza, come sappiamo noi, sappiamo. Lo sappiamo? No, il mito racconta brevemente della storia di questo, cioè di Eracle che è un eroe, ormai l'ombra dell'eroe che era un tempo, nella spedizione per il Vello d'Oro, quindi con Giasone, eccetera, eccetera, incontra Ila, un giovinetto, il tipico efebo greco, che porta le brocche, si innamora perdutamente di questo Ila, che attirato dal canto delle ninfe porto le brocche nel mito porti le brocche tra le tante cose esatto. Ila attirato dal canto di alcune ninfe arriva in questo luogo, no? con tutte queste, sì, queste ninfe che cantano per lui e viene affogato. Eracle si dispera. Questo è il punto di partenza. Da qui abbiamo deciso di trasporlo ai nostri giorni, dove Eracle e Ila sono due pescatori. Ila è un po' il braccio destro di questo Eracle, interpretato da Jean Blanchard, che insomma passano la loro quotidianità a pescare, li vediamo, no, con la ruota che tirano sulla rete, eccetera, eccetera. E nel tempo libero Ila si trastulla, potremmo dire, con... Termine tecnico. Esatto, si sollazza in una casa chiusa. Con i due personaggi qui presenti, no? di Miriam e Susanna, a cui racconta il sogno dell'isola nascosta, no? Quindi di questo luogo fantastico in cui vuole andare, che legge proprio nel libro di Teocrito che è in scena, e che vuole raggiungere il libro che tra l'altro è lì, esatto, è in scena e non sono in scena, è anche qui tra noi. esatto, quindi esatto, il suo sogno è andare in quest'isola nascosta. Lo racconta alle due. Eracle, in una di queste sere in cui Ila va alla casa chiusa, si mette a spiare la situazione in cui Ila si trova, viene scoperto a spiare e quindi viene allontanato da Ila. Sostanzialmente Ila rimane nella casa chiusa, Eracle invece se ne deve tornare a casa da solo. Questo motivo di rottura all'interno del rapporto che si è creato tra di loro, quindi quell'amore che rivediamo anche nel mito, sarà il motivo per cui Eracle decide di portarlo all'isola nascosta, cioè per riconquistare la sua fiducia. Eracle quindi gli propone di prendere la sua vecchia tuta da palombaro, di immergersi in questo nuoto sott'acqua e di raggiungere un'isola nascosta. Da qui seguiamo il mito, quindi loro arrivano in quest'isola nascosta. Ila sente il canto delle ninfe, arriva davanti alle ninfe, viene affogato dalle ninfe e Eracle quindi torna nel proprio paesino. In una situazione odierna, in una situazione così trasposta rispetto al mito, ci siamo chiesti cosa succede se un vecchio pescatore torna senza il proprio aiutante da un viaggio del genere. Sostanzialmente esce un caso di polizia, quindi esce la figura del detective che indaga sulla sparizione di Ila. E il detective sarà questo detective francese interpretato da Leo Barros-Jones, che in questo momento è a Parigi. È a Parigi, quindi non è qua. Giustamente. Quindi, però si è preso la briga di prendere un aereo per, esatto, e venire da noi. Quindi questo detective sarà proprio il ponte che collegherà la storia al mito, no? Leggerà questo libretto e capirà
il senso della vicenda. E insomma, non è scontato che tu sia arrivato, oppure che voi siete arrivati a elaborare, insomma, un progetto da un mito che rimane sconosciuto, cioè come esattamente come sei venuto a contatto con l'idea, appunto, il mito, quello che c'è prima. Ah, per questo è bisogna ringraziare un grande professore che è il nostro Antonio Amato Marrone. Io ho finito il liceo l'anno scorso e in una delle sue lezioni, come ogni bravo professore di letteratura greca, ci ha presentato Teocrito, ci ha presentato questo mito. Ne parlavamo con Luca, una cosa interessante di questo lavoro e forse anche dei prossimi, un prossimo in lavorazione, è partire proprio da vicende letterarie, mitiche, marginali o incompiute o che hanno comunque spazio di elaborazione per trasporle non in senso canonico, se vogliamo, quindi non è il ragionamento che sta dietro al mito non è semplicemente cosa vuol dire essere Eracle oggi, cosa vuol dire essere Ila oggi, ma è più se buttiamo Eracle e Ila così come sono nei giorni nostri, cosa succede? No, tra l'altro la cosa interessante è che nella creazione della storia di Eracle e Ila, cioè Tommaso ha attinto più che altro dagli archetipi generali del mito, perché il mito di Eracle e Ila sono praticamente 13 righe. Cioè, mi ricordo un giorno abbiamo fatto una levataccia alle 9 del mattino d'estate, ci siamo visti in Sormani per prendere tutti i testi critici su Eracle e Ila. Esatto. E abbiamo trovato coraggio, che sono tre testi, nel esatto, senso, cioè, giustamente per 13 righe, cioè. No, perché poi io pensavo, dai, qualcuno parlerà bene di Ila, sì, ci sarà, infatti un minimo di Ila ne parlano, però ben poco, sì. È molto asciutto tutto. E infatti nello sviluppo della storia, cioè, è partita dal nucleo che è il mito, però poi si è spostata toccando dei temi fondamentali del mito, come appunto il tema dell'eroe, il tema del viaggio. Sì, il rapporto padre-figlio. Il rapporto padre-figlio fondamentale, appunto, tra questo Eracle e Ila, tra questi due, che non sono padre e figlio, però hanno questo rapporto pseudo padre-figlio, appunto. E quindi ci sono questi temi che toccano gli ambiti mitici, che rientrano tutti in un contesto moderno e partendo da poco materiale. Poche premesse. E invece chiediamoci, insomma, come gli attori e le attrici in questo caso, come siete arrivati a far parte del progetto? Qual è stato il processo di, insomma, coinvolgimento? In realtà molto semplice. Vorrei provare a creare una storia meravigliosa, ma ho trovato Tommaso per strada. Mi sono iscritta a questo casting, ho mandato il materiale e sono arrivata a contatto. Quindi è stato per casting diretto proprio? Sì, sì, sì. Perfetto. Abbiamo fatto un casting video, poi ci siamo incontrati, abbiamo fatto delle prove e poi ci siamo ritrovati sul set in Toscana e sono, a girare. Sono curiosa, il provino cosa comportava? Il provino comportava, attenzione, perché bisognava, di solito, allora, gli altri problemi più facili magari che ti chiedano di fare un video con un, adesso purtroppo ci sono sempre questi video di mezzo perché si fa poco in presenza, e quindi spesso ti chiedono di fare un monologo drammatico, comico, e quindi tu hai vari, grazie, molto gentile, grazie, regia, salutiamo Ettore, fantasma. E, ecco, mi hai fatto perdere. Ah, ecco, invece in questo caso mi è stato chiesto di ci è stato chiesto di improvvisare, ci hanno mandato il copione, ci hanno chiesto di improvvisare immaginando di essere Agave o sì, Dinamene. Un monologo basato sulla storia, leggendo il copione che Tommaso ci ha inviato, cercare di capire il personaggio. E voi vi conoscevate prima? No, o... no. Ah, perfetto, quindi siamo conosciute sul set. Bello, no? E invece io devo dire che via molto più semplice, nel senso che non ho fatto casting e tra l'altro quando ho letto privilegio. sì.
E quando ho letto il copione per la prima volta, il mio ruolo non c'era ancora. È stato costruito dopo, infatti fa parte un po' del quadro, per così dire, che racchiude la favola, il mito di Teocrito. E poi invece, perché tu hai appunto nella cornice, sì, è presente anche l'investigatore di, certo, cui prima, sì, parlava Tommaso, io. Quindi dato che appunto presumo ci siano state delle divergenze, insomma, per quanto linguistiche, ecco. Sì, difficoltà di sicuro da parte mia, che diciamo che non vado molto d'accordo con l'inglese, quindi quando Tommaso mi ha proposto il ruolo in inglese sono morta dentro. Però in realtà è stato bello. Leo mi ha messo un po' di ansia, devo dirlo, anche perché lui ha esperienza in campo ed era la mia prima volta, invece. Dici di recitazione, sì, e sì, recitazione in inglese? Sì, sì. Wow. Okay, quindi okay, buttata così in inglese. E come, insomma, come hai risolto? Nel senso, hai fatto un po' di preparazione, un, sì, po' di, sì, training? Sì, ci siamo visti. In realtà, beh, preparazione con Leo molto poca, perché non c'è stato il tempo materiale, perché lui è arrivato pochi giorni prima delle riprese. Però ci siamo visti e abbiamo provato la parte prima. E certo, poi sì. E diciamo, allora, prima del progetto, chiedo sempre agli attori che cosa... eravate già coinvolte nel mondo della recitazione oppure è stato proprio un primo approccio serio? Ecco. Ma per me è il primo approccio serio, nel senso che recitazione non ero mai stata coinvolta in nessun progetto del genere, e in generale progetti di recitazione, quindi sì, prima volta. Io ho questo ricordo molto bello. Io e lei abbiamo lavorato a un video prima di fare questo, un video per una sua poesia. Tra l'altro anche con Ettore, che è qua dietro. Sempre il fantasma, che non si vede. E così, insomma, conoscendoci, lei ha scoperto che mi occupavo di queste cose, scrivevo questi corti ogni tanto, e lei mi ha detto: guarda, mi piacerebbe molto partecipare una volta, l'unica cosa, ti chiedo due cose, non farmi recitare in inglese. Quindi questo è stato il suo primo approccio, quindi sì. Beh, lei è accontentata. Esatto, esatto. Sì, sì, sì. E invece voi ragazze siete nuove nel mondo della recitazione? Beh, direi di no, se avete fatto un casting. Cosa... Io vengo da un'accademia di teatro, dal CTA di Milano. E poi vabbè, ho fatto anni di loro sono teatro... seri, a differenza... di teatro amatoriale prima. Però diciamo che come esperienza proprio su un set di un personaggio di una certa, diciamo, consistenza, per me era la prima volta. Io ho fatto un'accademia di musical e adesso recito, continuo a studiare recitazione, mi sto imbattendo in un po' di corti. Quindi come vi è sembrata questa prima esperienza, diciamo, sul set, su un progetto del tipo proprio cinematografico e non teatrale, musical, per così dire? Ecco, adesso io sto iniziando a lavorare un pochino più nel mondo dei corti, per me invece... Con loro è stata la prima volta davanti a una telecamera, perché ho sempre fatto prosa o musical, quindi è proprio l'approccio completamente diverso. E come sensazione proprio personale, cioè era agitazione oppure è stato tutto abbastanza spontaneo, naturale? Allora, com'è? Dopo un po' sì, è che i tempi sono proprio diversi, è tutto diverso. Poi per esempio io sono abituata a recitare a teatro e quindi è tutto... esagerare, nel senso, per una telecamera è troppo, certo, quindi ho dovuto un po' asciugare, perché comunque a teatro devi far arrivare fino all'ultima fila, quindi è tutto un po' più, no? Sì, 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 certo. Ci ho dovuto cercare di asciugare, di fare in modo che se no sembra una pazza, vaga, fuori di testa. No, a me è piaciuto molto il fatto che siamo partiti dalle prove pseudo teatrali. Sì, esatto, o meno, esatto. No? Ecco, questo mi ha aiutato, per esatto, esempio, certo. Quindi abbiamo fatto un po' un processo per arrivarci. Poi a me sarebbe piaciuto fare più incontri, magari. Siamo riusciti a farne uno sempre per motivi Covid, cose, siamo venuti arrangiarci un po', però sì, anche con Ila e in generale un po' con tutti gli attori siamo partiti un po' dal corpo, da esercizi, sì, del genere, per non avere subito lo shock. Certo. Infatti volevo chiedere anche a Luca com'è stato, insomma, se erano il tuo primo approccio, se è stato il tuo primo approccio nel mondo del cinema oppure se avevi già fatto... Vabbè, io vanto una collaborazione da anni con Tommasiello,
con cui appunto ho fatto i primi corti in camera o in casa, solamente casa mia, cioè abbiamo molestato casa mia facendo corti su corti, esatto. E rinchiudendo i miei genitori in una stanza a guardare tutti i padrini, uno, due, tre di fila. Ma di torture in Arancia Meccanica, esatto. Con gli occhi girati. Eravamo in 10 in casa, tra l'altro Ettore ha partecipato a tutte queste esperienze, è uno di noi. E, quindi vabbè, allora l'impostazione di preparazione prima è sempre stata simile. Tommaso ha sempre avuto quest'idea, secondo me giusta, che condivido, della preparazione teatrale, dell'essere a proprio agio, soprattutto con riscaldamento prima fisico, tanto è fondamentale, se no, cioè, se non fai prima un minimo di riscaldamento è pazzesco come effettivamente sei molto molto più teso. Sei molto più... ti devi svuotare il cervello. Ed è anche scientifico il fatto, perché se fai riscaldamento ossigeni di più il cervello e quindi praticamente si svuota in un certo modo. Me l'hanno spiegato. Incredibile, no? Grande, quante cose si scoprono ogni giorno. Vabbè, con lui sono abbastanza abituato. Non ero abituato a un set del genere, perché è la prima volta in cui abbiamo radunato tante persone che non conoscevo. Di solito chiamavamo comunque persone del nostro giro, invece qui abbiamo chiamato appunto questa agave di Namene, che queste presenze, Susanna e Miriam, esatto. Che appunto non conoscevo. Ormai vi chiamate tutti con i nomi dei personaggi, bellissimo, esatto. Devo dire. C'è Jean che a un certo punto mi ha detto, Jean interpreta Eracle, e mi ha detto, da ora in poi io ti chiamo Ile e tu mi chiami Eracle, cioè, chiamami col tuo nome. E quindi, no vabbè, appunto, è stato, devo dire sinceramente, il primo giorno ero parecchio in ansia. Parecchio in ansia soprattutto perché il primo giorno abbiamo girato delle scene con Jean e lui, essendo questo signore, tra l'altro parecchio nel giro artistico milanese, mi incuteva un po' di timore. Poi la faccenda, cioè un po' tutto l'apparato emotivo ha avuto modo di lasciarsi andare, di esprimersi. E no, in generale avere un set con gente specializzata in ogni ambito è fantastico, perché appunto anche, molto meno anche caos per, parlando anche per Tommaso, immagino sia molto più comodo, sì, perché sì, di sì, solito cioè era già tanto one man show. All'inizio non aveva nemmeno il fonico, non aveva nemmeno Ettore, cioè all'inizio avevamo l'amico del Berger che teneva sul boom e pretendevamo fosse il fonico, quindi no, in generale vedere tutto questo gruppo di persone che lavora per questa cosa tutti insieme mettendoci passione ti dà molta carica. Quindi la routine comprendeva anche magari una lettura del copione proprio mattutina così, oppure era allora, più... Allora la routine comprendeva un viaggio verso Torre del Lago tendenzialmente, perché abbiamo girato praticamente lì. Noi stavamo in Versilia e dovevamo andare nell'entroterra. E quindi una mezz'oretta di macchina, una cosa del genere. Ci svegliavamo alla mattina dopo aver fatto le 3 del mattino, quindi completamente devastati. 3 del mattino però per parlare di arte, naturalmente. Certo. Abbiamo fatto le serate. Va sottolineato che vivevamo tutti insieme in casa. Esatto, vivevamo in due case. Sì. Eravamo in 15 in tutto, in due case, e abbiamo convissuto per 10 giorni, quindi esatto. È stata anche un'esperienza da quell'altro. Non ci siamo ancora uccisi. Forse è questa la componente che insomma ha aiutato a creare anche più legame, nonostante assolutamente. Insomma, i tempi corti. Ma anche per il futuro, certo. Si sono creati tanti legami importanti. E no, appunto la routine consisteva nel... Ora vabbè, poi vediamo anche con Isabella, con Miriam e con Susanna. Si dicono pure loro che facevate le tre per legge, letteratura. Perché poi loro erano nell'altra casa, forse, esatto. Forse ancora peggio. Esatto. Con Ettore e Fra Embriano, vabbè, lo scoprirete in futuro. E, quindi no, la routine consisteva nello svegliarsi, vabbè, tirare tutta l'attrezzatura, metterla in macchina. Io tendenzialmente mi facevo i viaggi in macchina con la playlist che avevo selezionato per le cose, con Susumu Yokota.
e, e Ravel. La cosa bella, ci sono queste foto, Francesco Imbriani è poi stato il fotografo di scena, e prima delle riprese ovviamente gli attori avevano molto tempo, come purtroppo è sui set dove non fanno niente, ma devono un po' aspettare, se non hanno neanche trucco e costume è un po' difficile, cioè, devono, possono ripassare la parte, possono stare un po' lì, e ci sono queste foto di Luca su una sediolina con, con le cuffie solari, a gambe incrociate, rannicchiato e no, appunto, mi facevo i viaggi in macchina ascoltando la musica, poi vabbè, il copione lo sapevo già a memoria, perché appunto, se non sai il copione, Jean è geniale, e lui si scriveva cose, vabbè, lo scopriremo, si scriveva cose, le battute un po' in giro e riusciva a interpretarle bene. Io, cioè, pensare alle parole da dire è già un problema, non dovresti pensarci, ti dovrebbero uscire naturali, e quindi devi impararlo a memoria, ovviamente. Quindi copione, vabbè, era una ripassatina giusto per scaramanzia praticamente, e da lì si andava su set. E infatti mi chiedevo quanta interpretazione, cioè la razione, diciamo la proporzione tra interpretazione ed effettivamente copione, quant'era, diciamo, allora, nelle riprese? Io devo dire che ora passo... Sì, in realtà abbiamo più fatto un lavoro, secondo me, quando ci siamo visti per lavorare sulle scene, più lì abbiamo dato sfogo all'improvvisazione, per poi, una volta dato sfogo all'improvvisazione, quindi a creare, una volta che abbiamo, siamo riusciti a incanalare il personaggio, a crearlo, invece siamo stati più sul testo, quindi abbiamo effettivamente usato le parole del testo. Anche perché poi mi chiedevo che effettivamente, soprattutto per i personaggi di Agave e di Namine, cioè, secondo me, cioè, penso che il progetto affronti anche a livello linguistico un aspetto interessante, sia quello di fondere un po' l'antichità con la modernità. Sì. Quindi diciamo che a livello proprio di vocabolario avete, cioè, voi come vi sentivate, libere di esprimervi, oppure era qualcosa... Cioè, parliamo un po' di questo aspetto, nel senso anche di quanto i cioè quanto volevate che i personaggi fossero più mitici oppure più moderni? Beh, allora, noi prima di arrivare sul set abbiamo letto anche insieme il mito, per avere un'idea, diciamo, anche di come fossero i personaggi, no? Certo. Per cercare comunque di attingere dall'originale, diciamo. Mm-hmm. E poi vabbè, il copione c'era, quindi ovviamente le battute erano quelle. Però io personalmente, quando ci sono state scene proprio riprese dal mito, mi sono attenuta più al mito, creando anche un po' più, spero, creando un'atmosfera un po' più mistica, appunto. Nelle scene, diciamo, più moderne, più quotidiane, invece ho tenuto personalmente un atteggiamento più moderno. Sì, sono d'accordo. Sottoscrivo. No, infatti poi volevo chiedere appunto a Luca stessa domanda, un po' questo rapporto che sicuramente anche tu hai dovuto affrontare tra mito, modernità, quanto effettivamente attingessi per creare il personaggio in sé. Allora, prima, parlando di quanto sia testo e quanto improvvisazione, ci sono delle scene in cui proprio a livello linguistico bisognava trovare la chiave giusta. Sì. Cioè c'era sta battuta che, per cui maledico, c'è sempre tuttora la battuta, Tommaso. Esatto, io ci ho avuto ansia per tutto il corto per una battuta, barra una scena, perché c'era questa battuta, ovvero io che dico a Agave di Namine: vi sposo entrambe, no, se arrivo sull'isola vi sposo entrambe e passeremo l'eternità insieme, come gli eroi, tipo una cosa del genere, estremamente teatrale. E quella mi terrorizzava. Affermazioni, parole pesanti, potenti. Mi sposo entrambe. Esatto. No, allora, la cosa interessante di quella scena, su cui aprirei una piccola parentesi se volete, è che, cioè, per come è strutturata, è la scena della colazione, quindi dove abbiamo questo edificio preso da fuori con l'angolo, è stata strutturata... abbiamo tentato di farlo un po' come a teatro, con i movimenti, no? con queste battute, come dici, che anche linguisticamente richiamano un po' quell'accento pauroso. La chiave dell'improvvisazione. Allora, lì, per gestire quella scena, ho detto, devo fare movimenti, devo muovermi. Allora ho chiesto a Tommaso, posso simulare l'esistenza di una sorta di mappa ideale che c'è sul piano della terrazza? E ho fatto finta che, cioè, mi sono alzato, ho detto, qui c'è la propontide, se noi scendiamo sott'acqua. Esatto. E quindi era l'unico modo, secondo me,
grazie. Per riuscire a veicolare delle parole del genere in maniera coerente con, tutto, con tutto il contesto. La cosa che a me ha sempre disturbato del recitare davanti a una camera è l'indicazione che ti danno, contraria forse al teatro, per cui se fai movimento perdi energia, no? Perdi energia nella scena, nello sguardo, eccetera. E infatti passiamo da due registri totalmente diversi, dove quando siete nel letto magari avete ovviamente una posizione più costretta, no? E dovete puntare molto più sul tono della voce, sulla mimica facciale, eccetera. Mentre in quella scena ho deciso di dare una piccola rivincita anche a livello cinematografico, dove il movimento bloccato come a teatro però esprime, è un gesto scenico. No, infatti appariva, cioè nel copione proprio si staglia questa scena tra tutte le altre, perché appunto è qualcosa in più, cioè che prende un'altra via, ed è bello per quello, perché appunto tutta la scena si basa praticamente come se fosse un palco in cui si basa molto sui movimenti, sulla schematizzazione di loro che si muovono dietro di me. Esatto. Di Edo Maglione, che fa il... Edoardo Maglione. Che fa il direttore, chiamiamolo così. Upappone. Faccio la Fanelli che fa così. E quindi era tutto una sorta di schema di movimenti in cui appunto ci trovavamo su questo palco fisso, c'era questo master che prendeva tutta l'area. E appunto le battute risultavano estremamente coerenti poi con la scena in generale. Secondo me doveva proprio essere così quella scena lì, perché sennò non sarebbe stata coerente a livello linguistico, a livello di scena. E poi mi chiedevo appunto, dato che il cast si estende, cioè oggi qua abbiamo i rappresentanti insomma del cast, ma vogliamo parlare anche un po' dell'esperienza con due attori effettivamente più affermati, cioè Leo e Jean. Com'è stato averli nel cast, Tommaso? Io racconterei, se sei d'accordo Luca, racconterei come abbiamo scoperto Jean, che è una storia molto, molto anche bella. Allora, perché esatto, diamo un po' di contesto, chi è questo Jean? Ero a cena da Luca, c'era un suo amico e stavamo mangiando questa buonissima cotoletta. Tra l'altro le cucina da Dio, quindi sì, se ringraziamo Michele Rezzoli per come cucina le cotolette. E niente, a un certo punto eravamo disperati perché a meno due settimane dalle riprese io avevo già preso tutte le attrici, ero già, abbiamo tutto, siamo pronti. Ma mancava un tassello. Quindi, sguardo assassino. Esatto. No, quindi stava cercando la qualunque, e questo suo amico ci propone questo Jean Blanchard, che è una figura importante. Sì, ce l'ha proposto con tanta nonchalance. Cioè, esatto. Ma sapete che conosco questo? Jean Blanchard è il miglior amico di Philippe Daveriot, che è uno dei massimi filologi e critici italiani. È un mecenate, a quanto pare. Cioè, è uno dei galleristi più famosi d'Italia. Esatto, uno dei galleristi più famosi d'Italia. Ho detto, vabbè, gli scrivo un WhatsApp. Così. Sempre professionale. La soluzione è quella. Esatto, totalmente informale. Quindi, ciao Gian, allora, sto facendo questo. Gian, nel giro di 15 minuti, mi risponde e mi scrive, assolutamente, vediamo, ti chiamo domani e ci sentiamo per questo progetto, ok? Allora, prendo sul telefono con la tremarella al sudore, Gian mi chiama in moto, dove non sente niente, io non sento niente, in qualche modo ci accordiamo per delle prove, almeno per vedersi prima di partire. Professionisti, insomma, nel settore, c'era così. E lui mi fa, no, non ti preoccupare, partiamo per 10 giorni. Io ho detto, guarda che siamo in Toscana, cioè abbiamo una casa, nel senso è abbastanza complesso. Non so in che cosa vuoi, cioè, esatto, non so se sai bene. E lui, sì, assolutamente, no, parto, lo dico alla mia assistente. Ah no, aspetta che tornerò da Cipro in quei giorni, esatto, perché gestivo una mostra. Esatto. Allora, vabbè, io e Luca andiamo a incontrarlo, andiamo nel suo studiolo, bellissimo. Siamo arrivati lì vestiti bene, tutti in paranoia, con le cartellette, con i copioni, tutti proprio pronti per il grande incontro. Ci accoglie lui tranquillissimo, proprio rilassato nel suo studio. E ci dà completa disponibilità, cioè noi eravamo scioccati, soprattutto visto il momento critico in cui ci trovavamo, cioè è proprio quel miracolo che tendenzialmente succede, cioè nei corti, i corti sono sempre marcati da un miracolo, sempre, è assurdo. Esatto. Attenzione. No, queste volte stiamo registrando. No, okay. Con questa esperienza ne abbiamo avuti un po', secondo me. Ce ne sono stati diversi, tra cui la barchetta, eccetera. La barca l'ultimo giorno. Esatto. Non avevamo una barca, dovevamo girare un sacco di scene su una barca. Il giorno della partenza non avevamo la barca. Cioè, fatemi
Mancava Eracle e mancava la barca. Mancava Eracle, sì, e abbiamo girato un sacco di scene con Eracle sulla barca. Quindi no, l'ultimo giorno, cioè il giorno prima di partire, stava, no, il giorno della partenza, sì, eravamo, sì, lì, stavamo per partire ed eravamo lì, cazzo, non c'è una barca. Sì, sì. Io faccio questa chiamata mistica con un tipo, si chiamava Piero, tipo Giovanni Piero delle barche. L'ho salvato Piero Massaciuccoli, perché è il lago di Massaciuccoli. E mi dice: oh, sì, ti do la mia barca, tranquillo. Io, scusa, sì, non è bergamasco, Piero. E quindi all'ultimo troviamo questa barca. Lui sempre disponibile, te la porto io e te la porto indietro. Ok, va bene, ti amo. E quindi niente, sì, abbiamo risolto queste cose. Miracolato. La cosa interessante, tornando a Jean, è che noi non l'abbiamo incontrato, cioè non l'abbiamo più incontrato dopo questo primo incontro. Non l'abbiamo più visto fino alle riprese. Quindi non abbiamo mai provato niente con lui. E io il primo giorno di ripresa avevo la sequenza più difficile. Siamo partiti dalla fine, quindi la sequenza con il poliziotto, casino allucinante, e Jean doveva arrivare tipo alle 3 e avevamo delle scene importanti da fare a quell'ora, perché come potrei capire, quando giri con luce naturale il sole è abbastanza veloce a scendere, quindi hai poche ore per girare le scene che ti servono, e Jean si presenta tipo alle 6, così, facendovi, infatti ci sono delle foto sul set di quel giorno con gli occhi e delle occhiaie fino ai talloni. Tommaso, da bravo attore, di solito sa dissimulare l'ansia, cioè sembra sempre tranquillo sul set. Quel giorno l'ho visto proprio in paranoia, cioè era disperato, esatto, perché stava scendendo il sole, quindi non c'era coerenza di luce, sì, cioè non potevano girare degli stacchi in cui c'è prima il sole da 12 del mattino e poi il tramonto, il tramonto dopo. Dialogo, quindi appunto l'ho e poi visto bene. Jean, che probabilmente, dato che ci si era presentato come questa figura misteriosa che ci ha detto di sì a caso, poi nessuno l'ha più sentito, poteva anche essere che non si sarebbe mai presentato, che non magari so, era cipro di nuovo. Esatto, magari era cipro. Quindi no, niente, poi è andato tutto bene fortunatamente, e la primissima scena che abbiamo girato è questo suo controcampo finale dell'ultimo sguardo che lancia il detective con questa camicetta aperta nella fosa. Calendario 2021 Jean Blanchard. però tutto, insomma, tutte le riprese sono state marcate da queste, possiamo dirlo, botte de culo. Sdoganiamola. E ogni volta io e Luca ci guardavamo sul set dicendo: vai, domani è la fine, domani tutti torniamo a Milano. E puntualmente dopo 2 minuti succedeva questa, esatto, l'arrivo della... Ma tra l'altro è bestiale, io sono rimasto ghiacciato. Allora, noi abbiamo preparato il corto, abbiamo pensato a esteticamente come sarebbero dovuti essere i personaggi. Dopo le riprese siamo tornati a casa, sono andato a casa di Tommaso mi ha rifatto vedere le reference per le facce, e la faccia di Jean Blanchard era identica. Era la reference. Era la reference. È bestiale. Sì, cosa... sì, sì. E cioè, proprio di culo è uscito Jean. Io mi ricordo il momento in cui abbiamo visto la sua foto e abbiamo detto: vai, questa teniamocela come reference. Mm-hmm. Cioè, dovrebbe essere così. Figurati se... Invece sì. Però sì, sì. E poi a proposito di costumi, c'è stato il giorno della partenza. Bellissimo, dove sì, prima abbiamo anticipato, abbiamo pranzato qui a casa mia e Luca stava chiamando per la barca, nel mentre io ero qua con la nostra costumista e il nostro fonico, che tentavamo di capire come mettere tutti i costumi che vedete, quindi tutti quelli dei poliziotti, i loro costumi, il casco da palombaro, le tute, solo questo che è parte poi dell'attrezzatura che avevamo, in una panda, in un... nel pandino di Stella Piacentini, che era per fare 3 ore di viaggio. Salutiamo Stella. Salutiamo Stella. Era 600 di Ettore. Salutiamo Stella, perché la nostra partenza è stata caratterizzata, sì, da una frase di Stella che diceva: non possiamo partire. Esatto. Cioè, Stella ha detto tali parole: non partiremo, perché c'erano troppe cose. C'erano le macchine che toccavano l'asfalto. Assolutamente. Abbiamo fatto questo viaggio... Sì. Praticamente come delle sardine, disperati, sì, cioè se avessimo fatto un incidente Tommaso si sarebbe trovato fuso il casco da palombaro addosso, cioè assolutamente. Esatto. E tra l'altro, come buon augurio, il giorno in cui siamo partiti c'è stato quel caso di cronaca di un attore americano che non mi ricordo perché aveva sparato alla direttrice della fotografia. E noi durante il viaggio apriamo questa: oh ragazzi, in America è appena morto un regista e un direttore della fotografia. Dai, perfetto, buona fortuna. Ma il viaggio siete partiti tutti insieme oppure eravate separati e vi siete ricongiunti poi?
No, noi separate siamo arrivate, vabbè, noi non siamo state lì tutti i giorni delle riprese perché ovviamente c'era già un sovraffollamento delle case. E quindi noi siamo scese 2 giorni, poi siamo scese per 4 giorni, una settimana dopo, mentre gli altri penso siano arrivati insieme. No, anche io in realtà li ho raggiunti gli ultimi 2 giorni perché ho fatto tutte le riprese il primo giorno a Milano. Quindi non ho rischiato la vita in macchina. Quindi insomma il tuo dialogo con Leo non si è svolto nella location? No, a Milano. E quanto è durato? Cioè quanto è durato il processo? Insomma, quanto ci avete messo ad ingranare fare le scene? È una cosa in cui ti sei sentita subito, cioè in cui vi siete sentiti subito sintonizzate a vostro agio l'uno con l'altro, oppure ci è voluto un po' di... Allora, io in realtà non mi aspettavo di arrivare lì e sentirmi così tanto a mio agio in mezzo a persone di cui la maggior parte non le conoscevo. E appunto, essendo la prima volta, invece devo dire che non mi sono sentita troppo male. E, no, in realtà abbiamo fatto, penso, più o meno dalle 11 di mattina di riprese fino a dopo pranzo. Assolutamente, beh, direi che... orario. E i dialoghi in inglese, poi dopo c'è stata una parte, cioè ti sentivi... I miei erano tutti, cioè il mio era solo dialogo in inglese. E ti sei sentito proprio, cioè ha ingranato subito? In quello sì, nella mia parte devo dire di sì, perché la sapevo a memoria, cioè proprio molto bene. E quindi, cioè, improvvisazione assolutamente no. Mm-hmm. Devo dire che non l'ho neanche mai dimenticata, quindi buono. E, sì, quindi ingranato bene assolutamente la parte inglese, sì. E poi, insomma, volevo chiedere un po' a tutti come, specialmente magari per anche, insomma, Miriam e Susanna, che, cioè, come deve essere stato riprendere, fare qualcosa durante i tempi un po' difficili di registrazione della pandemia, cioè, cosa ha comportato questo? Per me, per esempio, è stato proprio fondamentale fare una prova almeno prima, perché venivo da un anno di quasi zero totale, quindi è stato proprio come riprendere una boccata d'aria di teatro, cioè di recitazione proprio. Mm-hmm. Concordo. No, sì, assolutamente. Dopo, per noi, soprattutto io, per esempio, penso, non so se anche tu, io ho proprio finito l'accademia nel 2020. Sì. Sì. Esatto. Quindi poi adesso, grazie al cielo, stanno iniziando a esserci delle cose, piano piano, però diciamo è stato proprio primo impatto verso il mondo del lavoro, è stato un po' un pugno in faccia. Quindi... Sì, la cosa che mi piaceva molto è che sin dalla prima prova in realtà, il clima che si è creato era tanto un lavoro da un lato, quanto, come diceva Luca, cioè si sentiva l'energia delle persone che volevano creare principalmente, quindi eravamo in mezzo a giovani che continuavano ad avere idee, e anche voi continuate a proporre in scena, e questo ci ha aiutato tanto tutti in qualsiasi reparto. E infatti mi ricordo molto bene le nostre facce dopo le prime prove, prima tutto questo progetto gravitava tra me e Luca, no? Ci stavamo lì a pensare come fare, come non fare. Dopo le prime prove abbiamo realizzato che cominciavano a mettersi i primi mattoni, e abbiamo tutti questo sorriso disteso, no? Del yeah, finalmente. Sì, sì, è vero. Poi oltretutto questa energia non è una cosa che si trova dappertutto, anzi, per niente, esatto. Spesso, a volte anche giustamente, a volte... No, però a volte ti ritrovi a fare dei corti in cui vai a fare un lavoro, quindi una volta finito il lavoro, basta, vai a fare il tuo. Rivederci, ciao a tutti. Esatto, tutti a caso. E quindi adesso vi frequentate ancora allegramente tutti insieme, anche fuori dalle riprese vi siete frequentati? Quando si riesce. Allora, ci sono... Cos'hai da dire, Luca? In particolare. Ah, beh, certo. No, si è creato un clima per cui, come anticipavi, già con la crew, e poi magari avremo occasione di parlarne, Si cominciavano a fare progetti anche lì, quindi la gente già cominciava a ideare, si sono create pseudo amicizie, gente che, come diceva, ci fermavamo fino alle 3 a parlare di cinema, di teatro, di cose che ci interessavano. Ma la cosa assurda è che ne parlavamo con non siamo così interessanti. Esatto, anche di calcio, di schedini, ma altro che motori e donne, queste sono altre cose. No, non era il momento di conversazione. No, però no, la cosa bella è che questi discorsi tra ventenni, tra ragazzi normalissimi, avvenivano
insieme a personaggi importanti dello spettacolo, quindi Roberta Lidia De Stefano, che sì, ha lavorato con Dario Fo, si metteva a discutere con noi normalmente davanti a un vino di queste cose, metteva a ballare con noi, e Jean che parlava in macchina, nel senso, delle situazioni anomale sicuramente, no? Infatti. E poi appunto volevo chiedere agli attori com'è stato effettivamente lavorare con Tommaso, cosa potete dirci a riguardo, come dirige, come fa? Posso dire che... Il mood è cambiato totalmente da quando ho chiesto questa domanda. Posso dire che io lo conoscevo già da prima e sapevo un po' di questi suoi progetti, però non ne avevo mai visto uno da così vicino e non pensavo lo facessero così seriamente. Nel senso, pensavo fosse una cosa che, ok, ti ci metti anche di impegno, ma non fino a questo punto. Invece, quando sono arrivata soprattutto lì in Toscana, gli ultimi due giorni, è stata una grande sorpresa. Cioè, trovare così tanta gente che si impegnava in una cosa del genere. E mi è sembrato abbastanza assurdo. Poi anche io sono rimasta sconvolta dal fatto che fossero tutti molto giovani. Cioè, nel senso, appunto, Tommaso ha finito il liceo. Cioè, non te l'aspetti che... Così cattivo. No, vedo che c'è molta passione e molto impegno, secondo me. Questo è sicuramente stato bello, ecco. Sì, concordo. E poi, no, sicuramente siamo trovati subito a nostro agio, che non è scontato, quindi, quindi creare un ambiente in cui riesci a, nonostante ci siano 10 telecamere, gente che chiaramente, mentre tu ti concentri, deve parlare di luci, di video, di cosa prendere, di cosa no, comunque riuscire a creare un clima in cui si riesce a essere a proprio agio e poter recitare serenamente, entrare nella parte, è fondamentale e non scontato. Poi, sì. La cosa a livello di regia con gli attori che mi è piaciuta molto è una cosa non facile in questi progetti, che sono un po' al limite ovviamente tra il professionale e l'amatoriale, è riuscire a trovare dei momenti in cui discutere seriamente del personaggio, in cui lavorare seriamente alla scena, soprattutto quando si è in relazione a attrezzature e personalità e vari reparti che, come diceva, si concentrano sul parlare dello scotch, parlare di questo, dove metto la luce, dove... Quindi io in mente in particolare quando ci siamo seduti sul letto, no? A parlare di quella scena dove Ila legge, mi pare, o lei legge, mi ricordo. No. Ila legge. Ila legge. Sì, una, esatto. dove nel trambusto generale comunque si riusciva a, non so, a ritagliarsi uno spazio dove continuare a parlare come alle prove di teatro liberamente e lavorarci insieme, no? Quindi questo mi è piaciuto molto. E avere anche un dialogo, di nuovo, proprio per questa situazione che si era creata, avere un dialogo tranquillissimo con gli attori, quindi non era un parlare dei professionisti, per quanto siano dei professionisti, ma era quasi a parlare come parlare a delle persone, a degli amici, e in questo modo si riusciva a gestire la loro emotività, a incanalarli, a mettere sui binari giusti per riuscire nell'intendo. No, ma infatti io ho trovato Tommaso molto bravo in questo, nel senso, grazie, saper gestire sia gli attori sia anche il reparto tecnico, comunque tutte le altre problematiche che c'erano sul set. Nel senso, io vabbè, vado sui set, ovviamente non faccio personaggi di chissà che ruolo, però spesso vedo che gli attori sono magari un po' abbandonati a loro stessi, certo, sul set proprio. Invece, secondo me, Tommaso è stato bravo proprio a gestire entrambe le cose, ecco. No, vabbè, perché cioè, tendenzialmente fare regista è capire come gestire un sacco di problemi che ti capitano improvvisamente. È verissimo. E appunto non è da tutti mantenere una sorta di tranquillità e lucidità, davvero, sul set, per capire come risolvere in maniera sistematica tutte le problematiche che si manifestano sia nel reparto audio, sia nel reparto fotografia, sia nel reparto attoriale, ovviamente. Quindi no, c'è una grande lucidità, soprattutto, vabbè, appunto, io Tommaso lo conosco, sono suo amico, e però nel momento in cui siamo sul set, cioè, è un rapporto di sì tranquillità, sì disinibizione, però allo stesso tempo
c'è quella sorta di atmosfera, ok, siamo amici, però stiamo facendo una cosa, stiamo facendo un progetto. Quindi da noi dipendono molte persone. Quindi, bisogna concentrarsi e impegnarsi, assolutamente. È molto vera una cosa che hai detto, che io una delle primissime domande che ho fatto a un regista che ho incontrato prima di cominciare a fare questi lavori è: ma cosa vuol dire fare il regista? Cosa devo fare per fare il regista? La sua risposta è stata semplicemente: tu devi rispondere a delle domande, non fai altro. Cioè, sul set il regista non fa altro che risolvere problemi. Infatti, tra l'altro, piccola parentesi, come tramite, visto che appunto Tommaso doveva gestire 10 tecnici praticamente, sì, sì, sì. Che si occupavano di ambiti dei più disparati, come tramite c'era anche Camilla Angelucci, grande Camilla Angelucci, esatto. La salutiamo, che era l'assistente alla regia, sì. Che si è occupata soprattutto anche di questo, di gestione, sì, sì, sì. Di del personale, sia della crew, sia del cast. Perché poi a differenza di un set che dura uno, due giorni, ovviamente un progetto del genere ha delle problematiche di tipo emotivo anche nel gruppo a lungo termine. Il ruolo dell'assistant director aveva anche questo, stressante. Cioè gestire delle persone che ovviamente si occupano di cose diverse, hanno problemi diversi e ogni giorno ci sono una miriade di problemi che si ripercuotono continuamente, no? E quindi gestire questi equilibri è stata una cosa che apprezziamo molto di Camilla. Cioè, è proprio gestire un progetto del genere vuol dire far passare in mezzo, vabbè, la metafora perdonatemela, far passare in mezzo delle fughe di piastrelle che sono tutte le complicazioni. Tu devi infilarci la storia tra tutto quello che può succedere. Se c'è il tramonto e tu volevi che la scena fosse il pomeriggio, ma noi possiamo girarla solo al tramonto, tu devi adattare la storia per renderla, mantenere coerente tutta la struttura, tutto il filone generale. E quindi è tutto un costante, è molto stimolante, perché è un costante pensiero riguardo a qual è l'idea del corto, ricordarsi qual era il principio del corto, perché anche quello è molto difficile. Cioè ricordarsi qual era l'idea iniziale e mantenerla. Perché lì appunto ti ritrovi in situazioni in cui, va bene, questo è la location, non è come magari l'avevamo pensata, ma ora ce la facciamo stare e la rendiamo coerente col tutto. E infatti per quanto riguarda la location, allora, dato che il progetto si chiama L'Isola Nascosta, comparto un'isola, comparto del paesaggio, diciamo che siete riusciti ad ambientare la storia, insomma, in un luogo che rispecchiasse effettivamente quello che poi volevate trasmettere, oppure... Avete degli episodi riguardo le location che ci volete dire? L'ultimo giorno è stato l'ultimo giorno nel lago al freddo, è stato ragazzi, mortale questo. Allora, nel corto vedrete uno specchio d'acqua. Allora, io... Uno solo. Subito Tommaso mi ha detto, tu ti dovrai immergere. L'inizio... Che era il senso del mito, no? Che esatto, ovviamente. Il progetto iniziale dovevamo girare il corto a settembre. Si è spostato per ragioni logistiche a ottobre. Va bene. È già lì. Ottobre, dove ci immergiamo? Beh, naturalmente ad alta quota circa, vabbè, non eravamo proprio sull'Everest, però... Dove eravate? Però eravamo alle Polle di Malbacco. Allora, ringraziamo qui Francesco Castagnini, perché... Allora, io ho questa casa in Versilia, conosco questo ragazzo che il cui hobby è girare la Versilia, praticamente, e quindi settimane prima siamo andati io e Tommaso, prima eravamo solo noi due, sì. Sul gippone di Francesco, e abbiamo girato tutti i luoghi che in parte ci aveva proposto lui, che poi si sono rivelate le location del set, e quindi abbiamo girato... alle Polle di Malbacco. Poi c'è un grandissimo inserto grazie a Jean, ovvero le cave di marmo, perché Jean conosceva il direttore di queste cave a cui l'accesso è negato ai visitatori, naturalmente. E lui invece ci ha portato con queste jeep, abbiamo fatto questa salita veramente assurda, tortuosa, tra le pietre, esattamente, su questi pick up fino alla cima delle cave di marmo, dove siamo riusciti, appunto, come dicevo prima, siamo riusciti a adattare la storia alla location. Avevamo questa nuova location, ok, va bene, abbiamo questa nuova location, è tanto bella,
la mettiamo, assolutamente. Sì, sì, sì. La proposta di Gian è infatti arrivata la mattina in cui dovevamo fare queste riprese e la giornata di riprese, come anticipava Susanna, era le polle di Malbacco, in cui quindi già io e Camilla ci stavamo preparando psicologicamente a raccogliere i corpi in ipotermia. No, non ho detto quello che dovevo dire. Cioè? Che io... Allora, Tommaso mi ha detto, allora, in queste scene ti devi immergere. Io mi ero preparato, ok, quindi morirò di freddo. Va bene, ipotermia. Ah, giustamente eravamo arrivati ad ottobre, esatto. Fun fact. Fun fact. Vai, allora, io e Jean prima di me, con un coraggio che non so dove trovi quell'uomo, sei immerso. Proprio bellissimo. Jean, prima di questo progetto, aveva fatto un corto in cui interpretava un tricheco. Qui stiamo. Esatto, allora il mood tricheco. Quindi esatto, era il personaggio, insomma. In questa acqua gelata. E io l'ho seguito. Allora, prima era immersione parziale, io ero l'unico che doveva fare l'immersione totale, quindi tutta la faccia pure. Ma sei entrato come cinquantenne, un po' impaurito oppure? A un certo punto perdi la speranza. Esatto, sì, un pochino. Oh, guarda che. Ma hai avuto soltanto un tentativo per fare questa immersione così? Cioè... Allora, diciamo che il tentativo non è che avessi solo un tentativo. Dopo un tentativo non ero fuori gioco completamente. Potevi. Non sopravvivere. Mi ha otturato. Si è presa la briga di affogarmi. E esatto. Mi ha buttato in questo lago ghiacciato, sono rimasto 2 secondi, mi è mancato il fiato, sono andato via, tipo ho messo un solo di... Ah, quindi realisticamente affogato, cioè. Sì, no, è la parte bella, spoiler. Ma sì, facciamo. Nel corto, ma sì, non ci sono io che scendo nella... l'hanno tagliato. Quindi... Perché Miriam è stata talmente brava ad affogarti, cioè c'è uno stacco in cui Miriam affoga Luca, ma Luca non è davvero sott'acqua, fortunatamente. E quella scena è talmente bella che abbiamo deciso di tagliare la tua performance. Io mi sono sacrificato per nulla, per nulla. Quindi un ghiacciolino per niente. Esatto, sì, esatto. Tra l'altro, mi dispiace, non so, spero che a questo punto abbiate tagliato anche la mia camminata. Ah, perché quando ovviamente sì, devo raggiungere Luca per affogarlo, accompagnarlo ad affogarlo... Io nella mia testa, no, la ninfa tutta sensuale, certo, cammina, pantera, eccetera. La ninfa pantera. Pronta ad affogare il primo giorno che capita. E invece c'era appunto l'acqua sotto i sassi, quindi avevo questi piedi che scivolavano. E quindi si vedeva anche nelle riprese questa mia camminata. Ma infatti, ragazzi, mi sono chiesta, tutto a piedi nudi vi siete fatte scalare le montagne, scendere giù sulle rocce, cioè... No, allora, siamo scesi da tutta la scogliera. Sì, esatto, diciamo, perché così, la discesa non è semplice. Il punto è... noi siamo arrivati in questo... alle polle di Malbacco. Il problema è che si accede alle polle di Malbacco con una corda. Cioè devi calarti con una corda alle polle di Malbacco. C'è stato il momento... Con due corde e con una scaletta, iper precaria. Esatto. Dove vedete nella scena praticamente in alto a destra c'è questo scoglio con un salto di 30 metri, lì c'era una scaletta tipo così, e uno doveva scendere da lì. C'è stato il momento in cui siamo arrivati con le macchine, c'era questa boscaglia e un dirupo, e la gente ha cominciato a guardarmi e dire, ma dove si scende? A un certo punto c'era questo piccolo buchino con il dirupo. Hanno guardato Isabella, mi pare, e hanno detto si scende da lì. Isabella era appena arrivata quel giorno sulle riprese, quindi si era persa 9 giorni prima. Guarda tutti, ma devo scendere io. Sì, lei ha provato la discesa. La nostra stunt woman. Esatto. Per tutti. E quindi vabbè, siamo arrivati in questo posto. La cosa bella del dietro le quinte sono queste coperte termiche che abbiamo, tipo profughi, comprate appositamente per la scena. Che dall'ultimo abbiamo girato 5 farmacie perché non c'erano, perché, grazie, esatto, al cielo le abbiamo trovate. Non sapeva cosa fossero, chi proprio, no, arriveranno alle 4. Esatto, esatto. Però sì, cioè, siamo sopravvissuti a questa cosa. Punto di domanda. Punto che, no, dietro, cioè, noi vediamo gli attori che fanno queste prove, ma dietro le quinte c'erano anche, cioè, il direttore della fotografia che era immerso, che rincorreva letteralmente gli attori. Era col treppiede in nell'acqua. Acqua. E con le videocamere nostre, sì, sì, nell'acqua. Percepisco un po' di angoscia. Stivaletti fantastici. Poverino. Stivaletti da pescatore immerso nell'acqua, pronto, sì, così. Sì, sì, sì. A un certo punto, esatto, ma... io l'ho guardato e faccio, Drew, ma stai bene? Lui mi tira fuori uno stivale, lo svuota d'acqua e fa, finiamo, prego. Esatto, anzi, poverati, mi hanno anche aiutato a raggiungere, esatto, la parte alta del, sì, lago. Sì, sì, sì. Salutiamo le scarpe di Stella Piacentini, che sono tuttora da Tommaso e sono piene di alghe. Sì, e anche le scarpe di Tommaso, ormai ciaone, sì, proprio, perché c'era gente che non si è portata gli stivaletti, quindi ciao.
E quindi alla fine, a parte l'influenza fisica che probabilmente vi siete beccati un po' tutti dopo questa magica esperienza nella... Un po' di cervicale. Esatto, un po' così di acciacchi. Come vi ha influenzato questa esperienza? Non fisicamente, ma insomma a livello proprio umano e anche a livello proprio lavorativo. Cioè, cosa vi ha lasciato, insomma? Beh, per me è stata proprio una di quelle sfide che prendi proprio da attrice, anche perché appunto inizialmente dovevamo entrare tutte le ninfe in acqua ad affogare Ila. Poi per vari motivi c'era poverina Desiree Gerandini che aveva avuto le coliche, sembra, e quindi non poteva immergersi per ovvi motivi. E quindi, insomma, attrici che hanno dovuto sostituire altre, ovviamente già erano lì per miracolo. Quindi... appollaiate sulle rocce. Esatto, vai. No, bellissimo poi, tra l'altro, con la scenografia. Susanna si è rifiutata. Sempre per l'acqua. Che non c'era bisogno, e quindi mi sono messa poi sulla roccia. Ma ne basta una, insomma. Ne bastava per affogare Luca, bastava Miriam. E quindi diciamo che sono entrata un po' perché ero l'unica, un po' perché in realtà volevo farlo. Voleva proprio affogare, sì, Luca, no, dopo 8 giorni, no, di riprese. No, anche perché poi, nel senso, erano 2 settimane che appunto ero pronta psicologicamente a dire devo entrare in acqua al freddo e tutto, quindi poi ti sale anche quella carica di volerlo fare. E per me è stata proprio un'esperienza quasi, non lo so, mistica, nel senso effettivamente richiamava un sacco. Ma era la prima volta che approcciavi, insomma, a un progetto no, volevo dire che ti approcciavi a un progetto che riguardasse, insomma, cioè ruotasse attorno a un mito, ecco. Sì, sì, a livello cinematografico sì. Allora, per me è stato un po' un rinizio, perché poi effettivamente dopo questa esperienza sono iniziati un pochino più di lavori, ho iniziato a fare il mio mestiere. Grazie a noi, ovviamente. Esatto. Certo. E quindi è stata un po' una boccata d'aria, la prima boccata d'aria dopo un anno e mezzo di niente. E poi una sfida anche per me, perché non ho mai fatto, adesso un pochino di più, però non mi è mai capitato di dover interpretare un personaggio un po' una donna, effettivamente. No, è sempre stato un uomo, no, perché no, una donna più sensuale, una donna, insomma, una ninfa, nel sì, senso, sempre fatto personaggi un po' diversi. Invece sono lanciata in questa cosa e niente, quindi... Io devo dire che a livello fisico c'è da dire qualcosa, nel senso che sì, per quanto abbia recitato solo un giorno, la parte fisica è stata compromessa. Provante. Sì, sì, è stata tipo la sera prima dell'esame, no? Quando non dormi arrivi lì morto, più o meno è stata così. Poi ho dovuto fumare 130 sigarette in 2 ore. Ah beh, certo, quindi, infatti anche questo. Quindi anche esatto, quello, diciamo, in che... In tutti i corti di Tommaso Miragoli, ecco, sì, si fuma nelle scene. Cioè, vi sta avvelenando, esatto. È un progetto... Tommaso vuole non sentirsi in colpa per il fatto che spaia come veramente... quindi rende i personaggi dei tabagisti, proprio buono. Assolutamente, essere. Assolutamente. Non ho mai non fumato in un corto. Il prossimo corto è con le Aikos, lo faccio. Ma io citerei un attimino la tua fortuna. Ah, la mia fortuna. Dai. Allora, per un giro mistico di foto, allora abbiamo questo Fra Imbriani, un grande fotografo, che ha fatto delle foto sul set, e vabbè, con tutti gli attori. Queste foto sono finite tra le mani di André Ruth Chamat, che è la direttrice del teatro Franco Parenti. Ah! Bastardo, dice fuori campo. Che mi ha chiamato. A me prende uno schioppo al cuore e dico, scusa, sono in metro, non posso rispondere, le attacco in faccia. La richiamo dopo e mi dice che voleva vedermi per un casting. Io mi presento a questo casting, dico, vabbè, lei mi dice un po' di robe, però a me sembrava fosse andato bene, però che per appunto lei aveva in preparazione questo spettacolo teatrale, io ho detto, vabbè, ok, è andato bene, non verrò preso magari, non lo so, chi se ne frega. Così. Il giorno dopo ricevo un altro messaggio da André Ruth Chamat, che mi diceva di vederci al teatro Franco Parenti, e mi ha preso per uno spettacolo, e ora sono in tournée,
per 4 mesi in giro per l'Italia. Ha avviato, spettacolo. Cioè questo progetto ha fatto veramente... Infatti io devo andare a Bra tra qualche ora per fare uno spettacolo. Cioè, quindi quagliamo, va bene, basta domande. Tra l'altro se mai qualcuno vedrà il video di questo, di questo podcast... Ah, non essere così pessimista sempre. No, vabbè, no, non si sa. cioè, vedrà la mia faccia terrorizzata a tipo 25% di, a livello proprio di tempo di questo podcast. La mia faccia terrorizzata. Sto arrovellando perché sono in ansia, perché mi è arrivato un messaggio da Trenord che dice che i treni sono in ritardo, quindi se i treni sono in ritardo e io arrivo tardi allo spettacolo, ciao ciao, lavoro con Andrea Luciamma. Ciao Luca, niente, è stato bellissimo averti con noi in questa conversazione, esatto. Scappa. E quindi no, niente, ha fruttato molto, è esaltante perché poi anche, cioè, è bello vedere che tutti troviamo le nostre fortune, tutti troviamo le nostre strade, ma comunque si mantiene quel fulcro centrale, che è questo percorso generale di cortometraggi e di lungometraggi a cui noi possiamo solamente apportare eclettismo in generale, attraverso le nostre esperienze, le nostre side quest. Io farei un throwback romantico tra me e te su come è cominciata questa cosa. Allora, è cominciata con, noi due... con l'hamburger. Ah, madonna, sì, è cominciata con io che dovevo essere... Si prospetta essere un racconto. No, in parola breve. Esatto. Io dovevo essere rappresentante d'istituto, non lo sono stato. Si parla di 3-4 anni in questa fa. Lista, sì. Cioè no, nel programma di questa lista c'era un corso di cinema. Ho sentito che tale Tommaso Miragoli faceva cinema perché un giorno l'avevo incontrato e aveva iniziato a parlare di poesia, mamma mia che radical chic, davanti a scuola. Aveva iniziato a parlare di poesia e... fatto sta che allora l'avevo contattato e da lì mi ha detto, mi ha parlato un po' dei suoi progetti, abbiamo iniziato a vederci, siamo visti per questo hamburger in cui mi aveva fatto leggere un copione e tutto, e a un certo punto lo cresce è proprio molto a caso. esatto. Io poetica. Un giorno avevo, no vabbè, momento clou, lui mi aveva chiamato una sera dicendo: Luca, devi presentarti a Lambrate perché ho in mente un progetto, e mi ha fatto cantare Le nozze di Figaro. Non piandrai, farfallone amoroso. A Lambrate. A Lambrate. Di notte. In strada. In un distributore 24 in un ore. Un distributore che era 24 teatro. Ore, sì. Che era il mio teatro, in strada davanti ai passanti, alle tipo 3 del mattino. Poi da lì io avevo scritto questo monologo che abbiamo girato saltando scuola un sabato in casa mia. E poi da lì abbiamo iniziato, sì. A... Però la cosa bella è che c'è stata questa sorta di continuità, no? Sì, dai primi giorni ci eravamo detti, cioè ci siamo seduti a questo hamburger e abbiamo detto: va bene, da questo momento facciamo questo nella vita, e da quel momento abbiamo fatto questo nella vita, no, puntando, cioè ogni progetto era sempre un po' il passo più lungo della gamba, sì, e questo ma è praticamente è emerso. C'è una progressione quasi matematica. Cioè, effettivamente, da un progetto dopo l'altro è sempre aumentato qualcosa. Una potenza, infatti. Esatto. Ma il fattore che è aumentato, ed è la cosa bella, secondo me, non è tanto la fama, perché chi cacchio ci conosce, quella, cioè, per no, favore. No, quella non c'è. Cioè, adesso, esatto, non lo faccio siamo per la fama. Esatto. No, e la quantità di persone che abbiamo coinvolto e di menti che si sono aggiunte a questa cosa e continuano a gravitarci intorno, no? Quindi Elia Bucchieri, che ha aiutato Isabella con l'inglese, salutiamo, che è uno, Elia, dei nostri, è una, esatto, uno dei nostri attori, e poi anche al Berché abbiamo pescato un sacco di gente, che è il nostro vecchio liceo, abbiamo fatto corsi di cinema, tra l'altro abbiamo fatto corsi di cinema, me li ricordo, sì. Assolutamente. Esatto. No, me li ricordo. Esatto. E infatti mi chiedevo anche la Isabella, che è stata quella un po' più buttata, se questa esperienza ti ha fatto, diciamo, pensare di voler continuare una sorta di percorso del genere? Allora, di sicuro a livello artistico è stata molto stimolante e non so se si parla di cortometraggi, di lungometraggi, comunque di ambiente di cinema, anche perché non faccio questo, non l'ho mai fatto. Però di sicuro avere, come diceva anche Tommaso, delle menti che gravitano intorno e che continuano sempre su questo filone a pensare e ad avere progetti nuovi, è bello anche poi per fare i propri progetti che c'entrano o meno con, appunto, col cinema, però sì, di sicuro. Assolutamente. E invece volevo chiedere come ultima cosa a Tommaso se questo è un progetto a sé stante o ci sarà un seguito, una connessione, no, allora, un'antologia di miti di in carcere. Esatto, facciamo un prequel di Gian. No, allora, sicuramente, come abbiamo anticipato, le persone che vedete in questo corto riappariranno nelle cose che farò. Però non lo sapevano forse le persone, ma riapparirete. Avete firmato, no, col, no, sangue il contratto. Proprio perché è funzionato molto e ci è piaciuta molto come esperienza, sicuramente adesso
questo gruppo continua ad oggi a chiamarsi anche per piccoli progetti, eccetera. Quindi questo è sicuro. Dal punto di vista della scrittura del progetto in sé, stiamo lavorando una cosina io e Luca adesso, che segue questo filone. Cioè, come dicevo all'inizio, prendere dalla materia letteraria, dalla materia non solo classica, anche in realtà umanistica, eccetera, delle vicende e trasporle nel mondo odierno, vedendo cosa succede, proprio come una sorta di esperimento di Zola, ci siamo detti. quindi vedere quali sono le reazioni naturali a queste trasposizioni. E dato che, insomma, questo esperimento a livello cinematografico, confrontandoci con tutti, è una cosa sempre nuova e che non è stata così tanto sperimentata in questi termini, forse può essere una linea interessante da seguire. Ma assolutamente, cioè, la cosa che dicevo all'inizio sugli archetipi, mm-hmm. cioè, il mito alla fine è una sorta di spunto infinito per Copioni, certo. Perché sì. Ci sono tutte le relazioni umane fondamentali sono nel mito. Sì. E quindi è interessante proprio trarre da quello e sperimentare, idearsi storie, anche traendo solamente delle piccole dinamiche, sì. Ma sono appunto fondamentali, perché sono descritte così tanto bene, in maniera così tanto realistica, mm-hmm. che appunto, non lo so, cioè si potrebbe benissimo pensare alla trasposizione di miti dai più disparati, cioè, nel mondo reale, cioè nel mondo odierno. Sì, sì. È la cosa fondamentale. La cosa bella e interessante di tutto questo, che a differenza forse di un Antigone che possiamo andare a vedere a teatro o di un Edipo Re, eccetera, che hanno una determinata grammatica di trasposizione a livello teatrale e potranno confermarmi in accademia, poi finire gli anni a studiare queste cose, ed è fantastico anche a livello registico, però la proposta che facciamo è, come dicevo, tentare di prendere questi personaggi e metterli nell'oggi, di nuovo vedendo cosa succede, e soffermarsi magari su altri aspetti. Ad esempio, Eracle Ila si sofferma molto, questo per mio gusto, poi per quanto possa trasparire, però sul fatto di affidarsi a una storia. Cioè, il concetto di Eracle Ila è fidarsi di Ila, quindi fidarsi di uno che arriva con un libro, che è fissato su questo libro, ti dice che c'è questa isola nascosta, allora lo seguo e vedo se c'è davvero. Questo è un po' il senso, quindi un po' come quando da piccolini ci sedevamo in braccio alla nonna e ci raccontava le storie, questo è il coraggio che chiediamo a chi vede il corto, quindi di ascoltare una storia e lasciarsi andare in questa... Assolutamente, cioè nel corto appunto il personaggio di Ila, al di là del fatto che l'abbia interpretato io, non c'entra, è il veicolo del mito, cioè dove arriva lui arriva il mito. Dove arriva lui in un mondo grigio di pescatori e di prostitute, arriva il mito. E infatti pure Eracle stesso che nel corto, nel lungo alla fine, nel mediometraggio. Nel mediometraggio. Corto, lungo, medio. Vabbè, sì, ogni tanto, vabbè. E pure Eracle stesso, che ormai è un eroe anziano che ha lasciato il passato alle spalle, ritrova attraverso la passione sia per Ila, cioè attraverso Ila lui ritrova quella passione per il mito, ritrova quella passione per il viaggio, per la scoperta. Stessa cosa Agave di Namene. Esatto. C'è proprio questo trasporto generale verso i colori che porta il mito rispetto a questo mondo un po' in bianco e nero. Certo. Io effettivamente la prima volta che ho letto Il Copione ero molto preoccupata, perché ho detto, cavolo, oddio, come renderà questa cosa ai giorni nostri? Cioè, verrà una cosa trescissima. E invece no, ero davvero preoccupata leggendolo così, senza avere l'idea che magari avevano in testa loro. E effettivamente però invece lasciandoli trasportare effettivamente dal mito, dicendo vabbè basta, è così, basta, mi fa lasciare trasportare una dalla storia. E in qualche modo certo. È coerente, anche rivedendolo... Oh, magicamente prende forma. Sì, no. La rivista. Certo, anche perché è interessante l'aspetto cornice, nel senso che si apre in un contesto, poi ci si inserisce totalmente in un altro, alla fine c'è una struttura d'anello in cui si ricollega un po' tutto, cioè è interessante anche come è stato elaborato e pensato, secondo me, ed è molto coerente, ecco, mm-hmm. così.
E una cosa interessante da sottolineare è la parte di animazione che sarà inserita nella sequenza del viaggio sott'acqua. Adesso se ne sta occupando il nostro Ruben da Barcellona, che salutiamo. No, team comunque... internazionale. No, insomma, tutta la costruzione, come dicevi, del mito è a passaggi graduali sempre più verso il mito. Quindi partiamo da una realtà poliziesca, quindi ovviamente un'americanata che abbiamo visto tutti, con la giornalista super figa, il detective e tutti lì. E pian piano passiamo anche più verso, cioè passiamo dall'Ottocento con i palombari, con tutto questo immaginario pescatori, ci immergiamo in animazione e emergiamo nel mito, nell'isola nascosta. Quindi di nuovo è proprio forse quel processo che abbiamo fatto, anzi che ho visto fare a tutti quando leggevano il copione. Il primo è: cosa mi stai dicendo? Poi pian piano, se ci credo, lo seguono. Questo... un po' come Trilli, se ci credi esiste. Citazione questo, ovviamente sì. Teocrito. Questo qui. Sì. Basta, direi che c'è stata un sacco di progettualità, ci siamo lasciati con tanta propositività alla fine, e quindi niente, aspetteremo che il vostro pubblico guarderà il cortometraggio. E grazie mille per questa chiacchierata, per aver sciolto tutti i dubbi miei, che rappresento il pubblico che interloquisce con voi. E niente, ci possiamo lasciare. Grazie mille ragazzi, è stato fantastico. Grazie a te. Ah, ma stiamo iniziando, vabbè, così. Tenuto la compa, grazie. Adesso possiamo. C'è pure quella in cui c'è la tipa che suona sotto casa e lui dice tali parole. C'è la tipa che suona il citofono e lui dice cosa dice. Qui un attimo di tempo. Fate. Ma lavo mi vesti scire. Ah, beh, quella c'era bella, la bionda che mi ha fatto innamorare.